Nella mattinata di venerdì, il team ispettivo della Guardia Costiera di Alghero, nel corso di una programmata attività di controlli sulla filiera della pesca, ha proceduto presso un noto supermercato della città catalana a sequestrare 7 confezioni di salmone, elevando nei confronti del titolare del punto vendita un verbale amministrativo di oltre 3.000 euro. Il prodotto, conservato ben oltre la data di scadenza, è stato peraltro immediatamente distrutto, scongiurandone ogni possibile riutilizzo in commercio anche sotto altre forme. Continua costante quindi l'attività svolta dalla Capitaneria di Porto, a tutela del consumatore attraverso verifiche mirate, che a partire dai controlli a mare fino ai punti di vendita a terra tendono ad assicurare la qualità del prodotto ittico.